Laudetur Jesus Christus. Celebriamo oggi l'undicesima domenica dopo Pentecoste e abbiamo ascoltato questa parola del Vangelo nella quale Gesù guarisce un sordo muto. Gesù si trova nel territorio della Decapoli, che veniva considerato dagli ebrei già una terra pagana, semipagana, fuori dal territorio del popolo santo di Dio, e il primo messaggio da cogliere è proprio questo: Gesù è venuto per tutti, e il suo messaggio deve raggiungere tutti. E anche se lui nel Vangelo ha detto io sono venuto solo per le pecore della casa di Israele, però se vediamo nei Vangeli molte volte Gesù ha contatto con dei pagani e i pagani arrivano alla fede e anzi vengono lodati di più rispetto che al popolo ebraico. Per dire, i pagani a volte arrivano prima rispetto a coloro che invece dovevano essere più pronti ad accogliere la persona del Signore, ad accogliere il suo messaggio di salvezza. E allora questa scena prefigura il dono della fede, del Vangelo, che deve essere annunciato ai pagani, cioè a tutti, non solo al popolo eletto, ma a tutti, a tutti i popoli pagani. E il sordomuto rappresenta proprio colui che era impedito ad ascoltare la parola di Dio e a proclamarne la sua lode. E allora capiamo bene che Gesù compie dei gesti. Questi gesti non sono certamente casuali. Gesù innanzitutto prende in disparte questo sordo muto e gli mise le dita negli orecchi e gli toccò la lingua con la saliva. Poi, levando gli occhi al cielo, sospirò e disse Effetà, che in ebraico significa apriti. Ecco, Gesù innanzitutto tocca con le sue dita gli orecchi di questo sordo muto. Papa San Gregorio Magno, nel passo breve che leggiamo nel mattutino di oggi, dice che le dita del Signore rappresentano lo Spirito Santo. E nella Bibbia si parla del dito della mano di Dio, proprio l'abbiamo anche cantato nel cantico iniziale. Il dito della mano di Dio è lo Spirito Santo, quindi Gesù è il Verbo incarnato che opera sempre in unione al Padre e per mezzo dello Spirito Santo. Dice San Gregorio Magno che Gesù, toccando con le dita le orecchie di questo sordo muto, è come appunto un'azione dello Spirito Santo che arriva e permette di udire, ma soprattutto, dice San Gregorio, apre gli orecchi del sordo, li apre all'obbedienza, li apre all'ascolto della parola, li apre ad ascoltare la voce del Signore. E allora questo fa lo Spirito Santo innanzitutto con noi, anche con tutti noi, ci permette di vincere tutte quelle resistenze che non ci permettono di ascoltare la parola di Dio. E nel linguaggio biblico ascoltare significa non solo sentire in modo passivo, ma ascoltare significa mettere in pratica. Ascoltare la parola di Dio significa fare la parola di Dio, non si possono dividere le due cose. Quindi è lo Spirito Santo che permette di vincere quelle resistenze all'ascolto profondo della parola di Dio e quindi al fare la parola di Dio, a praticarla con la nostra vita. E poi ancora Gesù, soprattutto all'obbedienza, è l'obbedienza della parola, è cosa che oggi dobbiamo gridare dai tetti, perché alla parola di Dio si deve l'obbedienza, non si può manipolare la parola di Dio, non si può prenderla per portare avanti un altro messaggio politico, un altro messaggio ideologico. Questo è un peccato gravissimo. L'obbedienza comporta l'ascolto e quindi fare quello che è secondo la parola di Dio. E allora capiamo bene che la falsa chiesa fa delle cose che non sono secondo la parola di Dio, il Vangelo, quindi non pratica l'obbedienza della fede, ma non potrebbe neanche farlo, perché la falsa chiesa è fondata su una menzogna, è fondata sulla falsità, è fondata su un falso papa che sappiamo bene privo
è della grazia di Stato, cioè della grazia speciale dello Spirito Santo, quella grazia di cui il Romano Pontefice invece è ripieno perché questo è un dato di fede, questo lo dicono anche i documenti della Chiesa. Ecco, Gesù poi tocca la lingua del muto, del sordo muto, con la saliva. E anche questo è un gesto particolare. Gesù tocca con la saliva e questo esprime l'umanità del Signore, l'umanità unita alla sua divinità. Ecco, i gesti che Gesù fa sono dei gesti di Dio che però si è fatto uomo come noi e quindi tocca le ferite dell'uomo, tocca l'uomo fisicamente, lo tocca e con la potenza di Dio, con la potenza della sua umanità ripiena della divinità, ha il potere di guarirlo, ha il potere di risollevarlo, ha il potere di donare la salvezza, poiché i miracoli sono sempre segno di qualcosa di più grande, di una salvezza non solo temporale, di una salvezza non solo fisica, ma di una salvezza eterna. E quindi Gesù compie questi miracoli per donare la fede, ed è la fede che salva. Quindi Gesù tocca con la lingua con la saliva, e poi leva gli occhi al cielo e sospirando disse Effetà, cioè apriti. Questo gesto di Gesù di levare gli occhi al cielo esprime la sua unità con il Padre. Gesù opera sempre insieme al Padre e nello Spirito Santo, non sono mai divise le operazioni della Santa Trinità, anche se Bergoglio viene a insegnare che tutti stanno a litigare, dentro la Trinità stanno a litigare, no. Ecco, nella Trinità il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tre persone distinte, ma agiscono sempre insieme, sono un solo Dio. Quindi Gesù guarda al cielo ed esprime la sua unità con il Padre nell'operare e poi sospirando. Sospirando, questo anche significa che Gesù prende parte con la sua umanità, prende parte anche delle sofferenze della nostra umanità, di quella umanità che appunto, come dicevo prima, quella umanità che è segnata dal peccato, che è segnata dalla incapacità di ascoltare la parola di Dio, di metterla in pratica con le proprie forze, e quell'umanità che oppone resistenze alla parola stessa del Signore. E Gesù allora vince ogni resistenza e soprattutto, ecco, facendosi partecipi della nostra stessa natura, dal di dentro può risollevarla e con un comandamento, con un imperativo, dice al sordomuto, Effetà, apriti. Dopo aver compiuto questi gesti, Gesù con una sola parola ottiene la guarigione, ottiene il miracolo. La parola del Signore è una parola diversa, non è una parola come tutte le altre parole umane, è una parola di Dio, è una parola che ha una potenza dentro di sé divina e quindi realizza all'istante quello che dice, Gesù dice Effetà, apriti, e all'istante avviene la guarigione, avviene il miracolo. Ecco, non come noi sacerdoti che dobbiamo fare tante formule, tante preghiere per ottenere liberazioni, grazie, per gli esorcisti, per ottenere, la liberazione dagli spiriti, demoniaci, abbiamo bisogno di tante preghiere, penitenze, sacrifici. Tante formule, Gesù invece no, Gesù con una sola parola, con un solo gesto, realizza quello che vuole e questo esprime la sua unità col Creatore. Se vediamo nella Genesi come ha creato Dio il mondo, come ha creato l'universo per mezzo della sua parola. Dio dice e quella parola realizza. Dio dice sia la luce e la luce fu. Dio dice sia il creato e il creato fu, Dio dice sia l'uomo e la donna e quella parola ottiene quello per cui viene mandata, ottiene l'effetto desiderato. Quindi
Quindi Gesù ha il potere con la sua parola di compiere una nuova creazione, quella creazione che era avvenuta nella Genesi, in cui l'uomo era stato creato perfetto, non c'era il peccato, l'uomo e la donna vivevano in uno stato di grazia, non c'era la malattia, non c'era la morte, c'era l'uomo e la donna avevano i doni di grazia, la scienza, l'unità con Dio, non c'era il peccato, non c'era la precarietà della vita, è uno stato di grazia. Ecco, Gesù è venuto a fare una nuova creazione perché il peccato ha rovinato tutto. Il peccato ha portato l'uomo lontano da Dio. Il peccato ha condotto l'uomo all'incapacità di salvarsi da solo. E allora Gesù viene a compiere, lui essendo Dio, viene a compiere una nuova creazione, ridonando all'uomo l'unione con Dio e ridonando all'uomo la serenità, la gioia dell'essere con Dio, donando all'uomo la capacità di parlare, di lodare il Signore, quindi quella lingua che si scioglie rappresenta l'uomo che loda il Signore, che lo ringrazia, che lo benedice. E anche e soprattutto di ascoltare la sua parola, di ascoltare i suoi comandamenti, di ascoltare ciò che porta l'uomo sulla retta via e non sul peccato. Ecco, quello che Gesù ha fatto quando era in vita, nei suoi giorni terreni, lui continua a farlo anche oggi. Quindi quello che Gesù faceva in questo modo, nella sua carne, continua a farlo però attraverso la sua Chiesa, attraverso i sacramenti della fede. Gesù, ogni volta che riceviamo i sacramenti, bene, ogni volta anche che siamo uniti a Lui, in altre esperienze, magari nella preghiera, in altre esperienze di fede, ma soprattutto nei sacramenti, ecco che Gesù ci tocca, come ha fatto con questo sordomuto, ci tocca anche a noi, ci tocca anche se noi non lo vediamo, ma però ci tocca anche proprio in modo fisico, perché noi l'Eucaristia la prendiamo sulla lingua. Quindi è il corpo di Cristo che ci tocca, come ha fatto con questo sordomuto, Gesù tocca anche noi per venire a vincere tutte le nostre resistenze, tutte le nostre incapacità, per darci sempre nuova forza, perché anche noi possiamo sempre tornare ad ascoltare la parola di Dio e proclamarne con la nostra vita, proclamarne la sua lode. Questa è l'esperienza che facciamo anche noi tante volte, siamo scoraggiati, siamo magari impediti, sentiamo le resistenze alla grazia, vorremmo fare il bene, come dice San Paolo, e non ci riusciamo, vorremmo fare tante cose e ci troviamo a fare il male. Ecco che abbiamo sempre bisogno dell'incontro con il Signore, dell'incontro salvifico di Gesù che stende la sua mano su di noi, che ci dice una parola che ci incoraggia e ci rimette in carreggiata per continuare il nostro cammino di fede, rinvigoriti dalla sua grazia. E questo passo anche è stato assunto nella liturgia battesimale. Nel battesimo il sacerdote compie lo stesso gesto che ha fatto Gesù e tocca le orecchie del bambino, di solito, oppure dell'adulto, tocca le orecchie e la lingua, ecco, con un segno di croce, e ripete le stesse parole di Gesù, Effetà, apriti. Questo significa che noi quando nasciamo siamo come quel sordomuto, siamo incapaci di conoscere il Dio vero, siamo incapaci di proclamarne le sue lodi, la verità, e allora il battesimo ci serve proprio lo Spirito Santo per liberarci da tutti questi impedimenti. Quindi il sacerdote lo fa innanzitutto come gesto esorcistico, perché la liturgia, la prima parte della liturgia battesimale è tutta una liturgia esorcistica, dove il sacerdote chiede con l'aiuto della grazia che siano allontanate le influenze del maligno contratte con il peccato originale, e poi è un gesto augurale perché il bambino possa presto, crescendo, ascoltare la parola di Dio, riconoscerla tra le tante parole del mondo, riconoscerla come parola di salvezza e poi, possa proclamarne la sua gloria con la sua stessa vita. E
E infine un'ultima parola anche sulla prima lettura che abbiamo ascoltato, dalla prima lettera ai Corinti. Abbiamo sentito San Paolo che parla proprio del Vangelo della salvezza, è quel Vangelo che ha il potere di salvare. San Paolo annunzia il Vangelo, rende grazie al Signore che la comunità lo ha accolto, però dice: rimanete su questa via e non cambiate il Vangelo, in poche parole. Dice San Paolo: siete sulla via della salvezza se ritenete il Vangelo nei termini in cui ve l'ho annunziato. Siete sulla via della salvezza se non cambiate il Vangelo. Dice San Paolo: perché io vi ho trasmesso non cose mie, ma vi ho trasmesso quello che a mia volta ho ricevuto. Io che sono l'ultimo degli apostoli, dice, l'ultimo, il più infimo, addirittura perseguitavo la Chiesa di Cristo, ma grazie a Dio sono quello che sono, cioè il Signore mi ha chiamato. Dice San Paolo, però non trasmetto cose mie, ma trasmetto quello che ho ricevuto e che ho ricevuto dagli stessi apostoli, per primi che lo hanno veduto, hanno vissuto insieme. E lo hanno visto anche da risorto. E quindi dice San Paolo: state attenti, siete nella via della salvezza, però se rimanete dentro il binario della tradizione, quello che ho ricevuto, ho trasmesso. E questo ha fatto la Chiesa per 2000 anni. In latino tradere significa tramandare, consegnare. Quindi gli apostoli hanno consegnato per primi la verità, hanno consegnato per primi la testimonianza del risorto. Hanno consegnato per primi la fede e poi dopo i padri subapostolici, i vescovi, i papi, la Chiesa intera nel corso dei secoli dei secoli ha trasmesso quello che ha ricevuto sin dalle origini. Allora capite bene quanto è grave il dramma di oggi. Quando noi diciamo che Bergoglio ha rotto con la tradizione, stiamo dicendo non una barzelletta, stiamo dicendo qualcosa di molto serio, perché la tradizione di cui parla San Paolo è ciò che abbiamo ricevuto dalle origini, ciò che la Chiesa ha sempre creduto e ha sempre portato avanti. Quindi quando la falsa Chiesa rompe con la tradizione significa che è nato qualcosa di nuovo, che non è più la Chiesa di Cristo, che non c'è più la consegna della verità, non c'è più la consegna del deposito della fede. Quindi capiamo bene che questo è il dramma che stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Stiamo vedendo con i nostri occhi la confusione più totale, la blasfemia ormai Satana regna e governa questa falsa chiesa che non può essere più la chiesa di Cristo. E allora come San Paolo anche noi vogliamo fare nostre le espressioni di San Paolo. Per grazia di Dio anche io sono quello che sono. Il Signore ha posato il suo sguardo su di me, mi ha chiamato alla testimonianza della verità, mi ha chiamato a rimanere dentro la tradizione della Chiesa, mi ha chiamato a proclamare il Vangelo della salvezza, non un Vangelo nuovo, perché è il Vangelo che ci salva, è la fede che ci salva, ma la fede nella parola del Signore, è nell'insegnamento di Gesù, non in quello che è dottrina di uomini. Ecco, San Paolo dice: io non meritavo nulla, ero il più infimo degli apostoli, ma Dio, per grazia, mi ha reso quello che sono. E quindi anche noi dobbiamo avere lo stesso sentimento. Noi non meritavamo, non meritiamo di entrare in un piccolo resto. Per grazia di Dio siamo stati scelti, per Dio ci ha resi capaci di capire bene come stanno i fatti, Dio ci ha resi capaci, ci ha dato la forza per la testimonianza, ma innanzitutto c'è la grazia di Dio, questa è una grande grazia, che dobbiamo considerare. Certo, poi c'è la risposta anche che comporta la fatica, l'impegno, il sudore, il martirio, però prima c'è la grazia di Dio. E allora, come San Paolo, anche noi dobbiamo dire: per grazia di Dio sono quello che sono. E magari in passato anche io sono stato un persecutore della Chiesa, magari in passato ho vissuto nell'indifferenza, ho vissuto un cristianesimo tiepido, magari in passato non mi rendevo conto
bene di ciò che era peccato e cosa non lo era, ma ora, per grazia di Dio, sono quello che sono, per grazia di Dio ho capito bene, per grazia di Dio ho fatto la scelta giusta, per grazia di Dio sto combattendo la buona battaglia della fede. E ecco, però questo ci deve tenere sempre con i piedi per terra, perché della grazia si può fare un vanto, si può abusare della grazia di Dio e si può perdere anche la grazia. Allora, certo, chiediamo al Signore di conservare questa grazia e di saperla investire per compiere la sua santa volontà con la nostra stessa vita. Certo, non cadendo in atteggiamenti di superbia nel sentirci migliori degli altri, non cadendo in atteggiamenti di estremismo, di fanatismo, ma sempre con i piedi per terra. San Paolo ci insegna con questa parola proprio a stare con i piedi per terra, ma a considerare la grandezza di Dio, del dono di Dio e la grandezza del poter lavorare per Dio, perché non c'è grazia più grande che potere con la nostra vita testimoniare la verità e testimoniare il Vangelo. Quindi questa è una grazia grande che abbiamo, però San Paolo ci invita a stare anche con i piedi per terra, ricordando da dove era venuto. Io sono l'ultimo degli apostoli, non meritavo, sono un aborto, dice, un aborto rispetto agli altri apostoli, ma per grazia di Dio sono quello che sono. Allora anche noi dobbiamo fare questo esercizio, considerare sì i nostri limiti, le nostre difficoltà, considerare appunto quello che siamo davanti a Dio in verità, ma considerare, ecco, la grazia del Signore. Il Signore ha posato il suo sguardo su di noi, si fida di noi, ci chiama alla battaglia, ci chiama alla testimonianza e allora ci renderà capaci anche di dare la nostra stessa vita. Pensiamo agli apostoli, prima della Pentecoste erano ancora spauriti, erano ancora, diciamo, sul livello molto umano, ancora forse litigavano tra di loro per occupare i primi posti, ma dopo la Pentecoste, dopo che arriva lo Spirito Santo, diventano dei leoni, vanno per tutto il mondo e non li ferma più nessuno e danno la vita per il Signore, proclamando la fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio, proclamando di averlo incontrato, proclamando che solo in Gesù Cristo c'è la salvezza. E la salvezza non dobbiamo attenderla da nessun altro. E allora chiediamo al Signore anche noi di essere fortificati nel suo spirito, perché possiamo dare la nostra testimonianza con la nostra vita, e attraverso la nostra testimonianza ci salveremo e aiuteremo il Signore anche a salvare tante anime, a salvare la sua stessa Chiesa, perché il Signore ha scelto un piccolo resto fedele per la salvezza della Chiesa cattolica, perché rimanga accesa la lampada della fede, la lampada del sacramento rimanga accesa ancora nel mondo, in questo momento nel quale sembra che ormai non ci sia più la Chiesa cattolica, perché se guardiamo la televisione, il telegiornale, i mezzi di comunicazione, lì non si trova la Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica sopravvive in un piccolo resto clandestino, nascosto, e che ha il coraggio della fede. Laudetur Jesus Christus. Sì. Sì.